Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi mi è arrivato, cioè in realtà mi è arrivato da qualche giorno, ma io non ero in casa, questo pacchettino che ho già tirato fuori le cosine, è da parte di Bea di Flower Power. Lei mi aveva detto che mi avrebbe inviato qualcosina e anche se io le ho detto no, non spendere soldi per me, a tutti i costi lei ha voluto inviarmelo, io la ringrazio tantissimo, cercherò di sdebitarmi appena mi sarà possibile, sei veramente dolcissima, grazie Bea. E niente, adesso vi faccio vedere un po' che cosa mi ha inviato. Intanto qui c'è questo bellissimo bigliettino con su scritto: Ciao Giulia, ho deciso di mandarti un paio delle mie creazioni e spero che ti piacciano, anche se non sono brava come te, cosa che non devi dire perché cacchio, cioè crei da molto meno di me e praticamente sei più brava di me, quindi non te lo voglio sentire dire queste cose. Volevo farti una sorpresa, ma volevo al contempo essere sicura di mandare il pacco all'indirizzo giusto. Ti auguro una bella giornata quanto te. Oh, che carina! Tanto love per te, Bea. Bea di Flower Power. Guardate quanto è carino il bigliettino con il lacquimino che fa le Hawaii. Allora, iniziamo. Allora, questo si vede già attraverso la bustina ed è Celebi, il Pokémon leggendario. Che quando Celebi è entrato nel mondo dei Pokémon, io già non guardavo più l'anime, però mi piace veramente tantissimo. Guardate quanto è carino! C'ha la faccia tipo: Ehi tu, che vuoi da me? E poi c'è questa bellissima collanina, che è di quelle che vanno ora, tutte molto. Niente, ed è veramente carina come idea di attaccare dei ciondoli a questi cosi, che poi sono molto comode queste collane. La metterò sicuramente, grazie tesoro. Poi c'è questo piccolo pacchettino che è imballato tutto, quindi penso sia una cosa delicata, quindi sicuramente fino, penso. Poi magari non era fino, magari era, che so, argilla. Mi sto impallando col Decotape. Cos'è? Oddio, ma che carina è! Aspettate, tiro fuori. Oh mio Dio, carinissima Bea! Lei ha sempre avuto, secondo me, un grande talento con i personaggi, le figure umane, cioè è carinissima. È una cosa pucciosa, piccola, la metterò sicuramente su una collanina e me la metterò perché è troppo 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 carina. E poi mi piace un sacco il fatto che gli hai fatto i capelli bianchi in questo modo, boh, le dà un'aria molto fatata, ecco. Carinissima, grazie Bea, grazie veramente. E poi questo bellissimo, guardate che carina. È un cupcake con il morso sopra alla glassa bianca, dovrebbe essere un cupcake alla Red Velvet, se non sbaglio. Penso di sì, ma guardate che faccina! Cioè, lei crea veramente che non è tantissimissimissimo, cioè meno di me sicuro. E fa delle faccine, fa veramente le cose minuscole. È una cosa che apprezzo tantissimo, perché invece molte ragazze tendono ancora a fare le cose ginormous. È uno stile, mica perché. Però, allora, qui c'è una collana fatta così. No! Oddio! È Arlok! Ma è arrivato mezzo distrutto! Aspettate! Oh no, no, no! La solita delicatezza delle poste, è arrivato distruttissimo. Però Bea, non ti preoccupare perché lo metto a posto io, sicuramente, con la colla. Lo metto a posto, sì, lo metto a posto. Ma no, che carino, Dio mio. No, vabbè, lei è troppo brava. Guardate che bello, come è fatto bene. Sembra proprio Arlok. E lo dice una che, cioè, Arlok l'ha guardato per anni e legge i fumetti, quindi, cioè, se lo dico io, è vero, assomiglia ad Arlok. Ma quanto è puccioso e carino! Mi dispiace troppo per il fatto che si è rotto da questa parte. Madonna. Ma quelli delle poste ci si siedono sopra i pacchi, li usano come divano? Io non capisco. Come cacchio così? C'è anche l'imballaggio. Vabbè, mi dispiace tantissimo. Vabbè, comunque ripeto, l'ho giusto, tranquilla. Allora, queste sono le cosine che mi ha inviato Bea. E io la ringrazio tantissimo. Uno, perché non dovevi. Mannaggia a te, Bea, ti uccido. E due, perché veramente sono troppo carine, cioè le tue creazioni mi piacciono tantissimo, quindi io ti dico anche che secondo me, cioè, rimettiti parecchio su YouTube, perché ho visto che ultimamente fai meno video, mettitici veramente perché hai le potenzialità per fare tante tante cose, mi piacciono veramente le tue cose e dovresti iniziare a fare mercatini e roba varia. Va bene, ciccia? Io ti mando un bacione, ti ringrazio veramente tantissimo e a tutte le altre mando un saluto. Ciao ciao!